Ammettiamolo, tutti noi fan della Marvel, almeno una volta nella nostra vita, ci siamo chiesti quanto sarebbe bello e assolutamente interessante conoscere Iron Man o anche solo Tony Stark. E anche Robert Downey Jr., non farebbe male. E oggi, signori, grazie a Thor, ebbene sì, quel Thor, poi vi spiegherò il perché, saremo in grado di chiamare il signor Iron Man e farci rispondere. Non ho idea di cosa ci possa dire, ma conoscendolo sarà scorbutico e sgarbato. Quindi, signori, vi racconto la storia di come ho ottenuto il numero di Iron Man. Iniziamo. 3 giorni fa, come starete vedendo su schermo, ovvero il 16 settembre del 2020, è uscito un fumetto con protagonista Thor dal titolo Something is Wrong with Mjolnir. E sostanzialmente il fumetto dice che Thor se la sta passando male, poiché Galactus è una minaccia che incombe su Asgard, quindi Thor deve riuscire a recuperare il suo martello per appunto difendersi da questa minaccia incombente. Come ci suggerisce la copertina, altri supereroi di nostra conoscenza, come per esempio Groot, Ant-Man, Spider-Man o Iron Man, che sarà il protagonista di questo video, saranno alla ricerca di questo Mjolnir per aiutare appunto Thor a sconfiggere o almeno a difendersi da Galactus. E come starete vedendo da probabilmente un'immagine Instagram che vi avrò caricato qui a schermo, nella pagina finale o comunque nelle ultime vi è questo cratere con in mezzo il martello e il numero di Tony Stark, che appunto nel fumetto era colui che l'aveva preso, tutte le vicissitudini, per poi ridarlo a Thor, che appunto l'aveva trovato in queste condizioni praticamente devastate e molto cambiato grazie o per colpa di Tony Stark. Perciò oggi siamo qui per chiamare il signor Tony e vedere cosa ci dice. Quindi telefono alla mano, il numero me lo sono scritto. Dovete, come avrete magari letto dall'immagine che ho messo, mettere il prefisso 001 per chiamare dall'Italia, altrimenti non funziona. E adesso andiamo a comporre il numero, che è 001, prefisso dell'Italia come vi ho appena detto, 212-970-4133. E infatti a me è uscito che il numero è degli Stati Uniti. Oggi sono le 9 degli Stati Uniti. È proprio mattina. Ah ok, io sto registrando le 3, lì sono le 9. Vabbè, ma comunque non ci interessa. Quindi chiamiamo il buon Tony Stark, sperando di non spendere €1 milione di chiamata. Ma lo faccio per la scienza. E speriamo che si senta, devo mettere viva voce. Yes, this is Iron Man. However, due to some big blonde jerk, I no longer use this number. But hey, nice try anyway. For all things Tony Stark, please visit www.tonystarkironman.com and try and stay safe out there, yeah? I'm busy enough as it is. E mi ha messo giù. 20 secondi di puro godimento. Signori, mi ha risposto Tony Stark! Che figata! Allora, di sicuro vi avrò messo tipo la traduzione a schermo, perché ovviamente era in inglese. Cioè, praticamente dice, qua è Tony Stark. Cioè, e ci ha detto, non richiamate. Cioè, da quel che ho capito alla veloce, perché ero molto emozionato, stavo ascoltando la sua voce e non le parole. Cioè, ci ha detto, non richiamate, qui è Tony Stark. Poi si è palesemente spammato con visita il sito www.ohmiodiosonotonystark. Non credo fosse quello il nome del sito, ma vabbè, sono dettagli. Cioè, ci ha risposto Tony Stark. Ora, per scrupolo, voglio vedere se ho speso soldi. Aspettate un attimo. Prepagato. Buon pomeriggio. Salve. Ok, il signor Stark mi ha costato €1. Grazie. Signor Stark, lei mi deve €1. Me lo ricordo. Oh, non me lo dimentico. Mi deve €1. Sei in debito. Comunque, amici, questo video sarà durato pochissimo. Tra l'altro usciamo dalla pagina, vabbè, che voi non starete vedendo. Figata totale. Ma sapete che mi sa che inizio a leggere i comics di... sì, della Marvel. Vabbè, abbiamo chiamato Tony Stark, ci ha risposto. Vi avrò messo in sovrimpressione quello che mi ha detto. Quindi, amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Palesemente non può non esservi piaciuto. Abbiamo chiamato Iron Man, ci ha risposto. Abbiamo speso €1, ma ci ha risposto. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani al solito ora, ovvero l'1.45, con un nuovo video. Ciao, cioè non sarà mai niente al pari di questo video. Oh mio Dio, mi ha risposto Iron Man. Woo!